Siamo trovati con l'informazione. Apriamo il nostro giornale come sempre con la cronaca. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia per un'auto ferita fuori strada contro un albero ferito gravemente il conducente. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Milano e da Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto e quindi estratto il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo di una Fiat Punto. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUM 100 18 e quindi trasferito in eliambulanza all'ospedale con il codice rosso. I carabinieri hanno deviato il traffico e quindi eseguito i rilievi del sinistro. Questa mattina invece presto i vigili del fuoco sono intervenuti in 4 tra i caselli di Grisignano e di Padova Est per l'incendio di un furgone intossicato un passeggero. I pompieri arrivati da Vicenza e da Padova con due autopompe, una autobotte e 12 operatori hanno spento l'incendio del furgone che trasportava sacchi di resine per pavimenti. Sul posto, il personale ausiliario di Autostrada e la polizia stradale. Il passeggero che ha respirato il fumo nelle prime fasi dell'incendio è stato preso in cura dal personale del Suem e quindi trasferito all'ospedale. Di Vicenza, le cause dell'incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Nei giorni scorsi i militari invece del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno effettuato con successo un accesso presso il Capannone in fase di allestimento come emporio sito a Rosà in provincia di Vicenza, riconducibile ad una società a responsabilità limitata con sede legale a Bergamo e gestita da un cittadino di nazionalità cinese. Nel corso del controllo i finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa hanno identificato sei lavoratori in nero di cui uno di nazionalità filippina, privo di permesso di soggiorno che successivamente è stato poi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Inoltre il rappresentante legale della società responsabilità limitata che ha occupato le proprie dipendenze il lavoratore straniero extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, è stato denunciato. Sul posto peraltro erano presenti altri lavoratori regolarmente assunti da una società di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano i quali intenti a installare le insegne luminose avvalendosi di una piattaforma mobile non hanno fornito la documentazione attestante l'abilitazione all'uso appunto del citato mezzo nonché quella relativa alla verifica periodica e alla manutenzione circostanza per cui il datore di lavoro verrà eh, segnalato anche lui alla citata autorità giudiziaria per i reati concernenti la sicurezza sul lavoro. Due le segnalazioni ricevute oggi dalla centrale del 118 per vele precipitate nella zona del Grappa intorno alle 13. Attivato dal SUEM, il soccorso alpino della pedemontana del Grappa ha inviato due squadre in altrettanti luoghi. Nel primo caso, una vela caduta sotto il decollo dei tappeti a borso del Grappa, con pilota illeso sospeso tra la vegetazione, e poi l'allarme è rientrato. Nel secondo caso, invece, si è trattato di uno scontro tra due parapendii nel cielo sottoposto. Sopra la malga Vittoria a Pove del Grappa, uno dei piloti è riuscito ad atterrare senza problemi, l'altro, dopo aver aperto i paracaduti di emergenza, è finito tra i rami di una pianta eh, molto alta. L'uomo di nazionalità polacca che non aveva riportato conseguenze si è liberato dai vincoli con la vela e ha cercato di scendere per alcuni metri, poi però doversi eh, arrendere a 20 metri dal suolo e aspettare quindi l'aiuto della squadra fermo su un ramo. Dopo averlo raggiunto uno dei soccorritori ha risalito il tronco, ha assicurato il pilota e lo ha fatto scendere a terra. Parliamo del nuovo sportello passaporti presso il posto di polizia all'ospedale di Padova, le dinamiche legate ai tempi di rilascio. Dei passaporti caratterizzati dall'esponenziale incremento delle istanze dell'ultimo anno hanno imposto la necessità di un riadattamento rispetto alle nuove esigenze. Oltre alla già avviata collaborazione con Confindustria Veneto Est è stato attivato dal prossimo, anzi dal 5 aprile scorso, come ulteriore iniziativa intrapresa per far fronte alle numerose richieste di rilascio dei passaporti, uno sportello presso il posto di polizia all'ospedale dedicato al personale sanitario che presta servizio presso l'azienda sanitaria e l'istituto oncologico Veneto, con l'obiettivo di garantire una pronta risposta ad una categoria professionale che per motivi di lavoro e doveri istituzionali è soggetta a spostamenti frequenti proprio all'estero. Il Clorpifrifos, un pesticida e insetticida organofosfato che può danneggiare lo sviluppo mentale dei bambini, determinando casi di riduzione di quoziente intellettivo, disabilità psichica e autismo. Eppure, malgrado l'Unione Europea ne abbia vietato l'impiego a partire dal gennaio 2020, è ancora utilizzato in Veneto grazie a deroghe contro alcuni insetti dannosi. Tutto questo in una regione come la nostra che è sommersa dai pesticidi. Nel 2021 ne sono stati venduti qualcosa come 15,8 milioni di chilogrammi, pari a 3,26 kg. Eh, per ogni cittadino eh, appunto veneto. Lo scenario diviene eh, così disegnato dal consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che ricorda sulla questione. Ho presentato una interrogazione ed effettuato un accesso agli atti che dopo due settimane risulta ancora lettera morta. Nel testo cito una serie di riferimenti scientifici che negli Stati Uniti hanno portato eh, ancora una volta il divieto totale di questo insetticida, tanto per Domestico ancora nel lontano 2001 quanto agroalimentare nel 2021. Zanoni punta l'indice sulla giunta regionale del Veneto che si ostina a reiterare richieste di deroga per l'utilizzo di questo pesticida, soprattutto al fine di contrastare la cicalina, vettore della flavescenza dorata che sta colpendo i vigneti del Veneto, in particolare quelli del Prosecco. Ed obbligo dire che tra il 2010 e il 2022 la superficie di terre ad uso vitivinicolo è esplosa da 74.897 a 101.165 ettari. La regione del Veneto ha concesso di insediare talmente tanti vigneti uno accanto all'altro che si è creato un corso circuito pericolosissimo. Più vigneti, più insetti e più vigneti pesticidi. Intanto, dice ancora questa richiesta, purtroppo la giunta Zaia ha ancora trasmesso a dicembre al Ministero della Salute che ad oggi non ha ancora risposto. Parliamo di ETRA SPA, la multi utility che gestisce il servizio idrico integrato e i servizi integrati ambientali nell'atto Brenta innova il proprio sistema di governance passando dal sistema duale di gestione a quel sistema chiamato tradizionale. Il processo di cambiamento, già ampiamente condiviso da ETRA con i comuni soci nel corso degli specifici incontri, ha avuto un'importante accelerata nel corso dell'ultima conferenza dei servizi, durante il quale il management. Societario, ha presentato e illustrato il, eh, la bozza del nuovo statuto e dei documenti adesso correlati che dovranno ora recepire il mutamento della struttura di governance definite quindi le versioni finali di tali atti mediante una nuova fase di confronto ristretto che la società avvierà con le tre aree geografiche a cui i comuni appartengono sono al dibito come il presidente della Fondazione Bentegodi di Verona, Giorgio Pasetto, abbia pubblicizzato con una certa superficialità la cannabis made in Italy. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Daniele Polato, che continua il presidente di una fondazione che per statuto ha l'unico scopo di diffondere la pratica sportiva tra i giovani, quale elemento essenziale dell'educazione integrale della persona non dovrebbe, al di là delle proprie convinzioni personali e politiche esprimersi andando contro una legge di Stato. Mi è sembrato inoltre orribile che Pasetto abbia pubblicizzato la cannabis Made in Italy accostandola al vino, sostenendo che come quest'ultimo può diventare un asset importante per il nostro paese. Peccato che il vino non sia mai stato proibito dalla legge, la cannabis invece sì. La Giornata Mondiale della Salute ci ricorda l'importanza del diritto alla salute e l'accesso alle cure. Lo ricorda proprio oggi il presidente del gruppo consigliare Veneta Autonomia, Thomas Piccinini, che interviene sul 7 aprile, anniversario della prima Assemblea Mondiale della Salute tenutasi nel 1948, da cui ha preso poi vita l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da allora ogni anno, in occasione di questo appuntamento, la stessa OMS sceglie un tema diverso, quello del 2020. 2023 è salute per tutti, da sempre il primo obiettivo dell'organizzazione. Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali dell'essere umano. Sappiamo però, continua ovviamente Thomas Piccinini, che nel mondo ancora oggi purtroppo non è sempre così e questo significa che le istituzioni a qualunque livello devono guardare a questo obiettivo. E farlo proprio. È così anche per la nostra regione, che da sempre si muove per dare le migliori risposte alle esigenze del territorio. Parliamo di parchi. L'assessore Antonio Bressa, sindaco di Albignasgo, Filippo Giacinti, con l'assessore all'ambiente Valentina Luise, i tecnici dei rispettivi comuni si sono incontrati oggi al Parco Modì di Albignasgo, nel punto dove il parco attuale verrà ampliato sul territorio del comune di Padova con la realizzazione del Parco Guizza. Obiettivo dell'incontro è stato quello di sancire la collaborazione tra i due comuni per la realizzazione di una grande area vera a servizio di tutti i cittadini di Padova Sud, grazie agli oltre 21 milioni di fondi POR FERS che ricadranno nell'ambito territoriale di Padova, il comune potrà infatti investire 2,7 milioni di finanziamento per la riqualificazione del verde e la realizzazione del parco per un progetto di complessivi 3 milioni di euro, dove i restanti saranno cofinanziati proprio dall'amministrazione. Vediamo. Ci siamo incontrati con il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti, eh, al confine tra il Comune di Padova e... Il comune di Albignasego, eh, lì dove sorgerà il nuovo parco eh, Alla Guizza, eh, è un progetto importante che abbiamo già annunciato eh, da tempo. Per il quale ora siamo nella fase in cui stiamo eh, per acquisire finalmente il finanziamento necessario. Grazie a una domanda presentata eh, alla Regione Veneto tramite il fondo Porfes, che eh, dovrebbe nei prossimi mesi. Ehm, darci le risorse per eh, affittare i lavori per questo importante polmone verde nella zona sud eh, della città. L'incontro con eh, Giacenti è stato necessario perché questo parco sarà confinante con l'attuale Parco Modi di Albignasego e l'idea è quella di realizzare un'area eh, unica in comunicazione quindi fruibile dai cittadini senza eh, senza soluzione di continuità. Eh, ora inizieremo un percorso di condivisione con la Commissione Consigliare, con la Consulta di quartiere, dopo aver incontrato anche il Comune di Albignasego, per fare in modo che nel momento in cui, come eh, confidiamo, sia confermato questo finanziamento, saremo pronti a passare alla fase del progetto esecutivo, già raccogliendo tutti questi contributi per arrivare poi all'obiettivo di creare un grande parco a sud di Padova, tra la Guizza e Albignasego. Andiamo a Belluno dove sono forti le emozioni provate dalle due rappresentanze del soccorso alpino Dolomiti bellunesi rientrate a marzo dalla Romania dopo essere state ospitate per un meeting internazionale che ha visto tra i vari paesi partecipanti Polonia, Italia, Spagna, eh, Serbia, Austria, Croazia, Germania e anche l'Ucraina. Le stazioni di soccorso alpino di Feltre di Pieve di Cadore hanno partecipato dal 21 al 23 marzo scorso a Ranca in Romania il primo meeting europeo. Di soccorso invernale. L'evento rumeno ha, vinto, ha visto una quarantina di squadre provenienti da buona parte dell'Europa dell dell'Est sfidarsi su prove tecniche e fisiche dell'attività invernale, quali la salita con pelli di foca, ramponi e relativa discesa, prove di soccorso in balanga, uso del GPS, tecniche di calata e recupero della barella in ambiente invernale. Le prove sono state eseguite sia per la Nazione che con squadre miste estratte a sorte, pertanto formate da volontari di diverse nazionalità. Le due squadre italiane si sono classificate al quarto posto, Pieve di Cadore, e all'ottavo posto, Feltre, nella classifica per squadre estere. La manifestazione situazione ora si è conclusa con le premiazioni e un rivederci proprio a Pieve di Cadore per il 7 ottobre 2023 Parliamo di concorsi, sono 117.000 i candidati per le assunzioni nei comuni ASMEL, raddoppiati i candidati nel centro nord Italia, record in Veneto, Lazio, Calabria e Lombardia. Il candidato medio è un laureato tra i 31 e i 40 anni, ecco quali saranno poi le prossime fasi del maxi concorso indetto da ASMEL. ASMEL, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali che conta oltre 4.100 enti soci in tutta Italia. Il candidato medio è un giovane laureato tra i 31 e i 41 anni, dicevamo, ma anche 28.000 under 30. Moltissimi profili professionali coperti con il concorso dai tecnici per il PNRR, dai funzionari amministrativi e contabili, dal personale della Polizia Municipale agli assistenti sociali, nonché ai giornalisti e ai farmacisti dagli operai per le manutenzioni ai messi comunali i candidati che superano la preselezione telematica cura di asmel controllano e ottengono l'iscrizione in 31 elenchi di idoneità tanti quanti sono i profili professionali. L'iscrizione durerà tre anni durante i quali si viene cancellati soltanto in caso di assunzione a tempo indeterminato. Come dimostrato dall'esperienza del precedente Maxi Concorso, si potranno così assumere le persone in sole cinque settimane. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Noi vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Ovviamente vi rimando anche al periodo di Pasqua infatti vi auguro anche una buona Pasqua e prima di salutarvi anzi vi voglio salutare con i saluti del vescovo di Padova Cipolla come sempre noi ci rivediamo alle prossime grazie da questa posizione si può vedere il battistero di Giusto di Menaboi che abbiamo appena riconsegnato in modo eh, rinnovato alla nostra città e in questo battistero, la notte di Pasqua, io avrò la gioia di poter eh, presentare, inserire nella vita nuova del Signore, della Pasqua, sei nuovi adulti che hanno chiesto appunto il battesimo. Mh, questo, questa esperienza ci porta a chiedere che cosa significhi per noi eh, celebrare la Pasqua e ogni anno nella Pasqua ammettere ai sacramenti alcuni di noi e mi sembra che il significato sia questo che è un punto di riferimento stabile, sicuro, è una certezza, è come dire la Pasqua è una roccia attorno alla quale scorre l'acqua della storia, l'acqua dei tempi e scorrono anche tutti i nostri avvenimenti, quelli belli, ma anche quelli brutti. In particolare, noi torniamo soprattutto ai momenti difficili come quelli che, appena, che stiamo attraversando e quelli che abbiamo appena concluso: dal Covid alla guerra in Ucraina alle migrazioni. Insomma, ognuno può ricordare tutti i grandi momenti difficili che il nostro momento storico sta attraversando. Ecco, anche questi passano nella Pasqua e quella resta. È il ritmo liturgico che resta ogni anno potremmo dire noi cambiamo ma eh, quello che indica la Pasqua resta stabile la Pasqua risca, eh, ci ricorda che noi ci appoggiamo sulla presenza del Signore nella nostra storia e ci ricorda che noi abbiamo una speranza e questo ci porta non tanto a disimpegnarci perché tanto ci pensa il Signore, ma quanto ad avere energia e coraggio per poter combattere, per poter lottare contro tutto ciò che rende meno, poco dignitosa la vita dell'uomo e della donna di oggi. Abbiamo dei motivi per i quali vale la pena impegnarci, dedicarci, anche se ci sono momenti di fatica e di insuccesso. Ecco per cui il fatto che alcuni rinascono a questa vita, si inseriscono nella vita dei cristiani di fronte a un battistero così importante e così storico. Ecco, noi ci sentiamo come qualcuna di quelle gocce d'acqua che passano e si arricchiscono all'incontrare questa, questa roccia che è la certezza che il Signore Gesù è risorto. Vorrei in questo modo augurare anche a tutti voi buona Pasqua cioè di saper trovare energia, forza da questo appuntamento che si ripete in modo fedele ogni anno per tutti e in questo modo anche consegnare noi cristiani un po' di speranza a tutti coloro che sono in difficoltà e magari non nutrono questo grande atteggiamento interiore che a noi viene donato nel momento del battesimo. Buona Pasqua a tutti!